Ciao amici di Tecno Android e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, questo è un video molto particolare perché lo sto facendo mentre cammino con la fotocamera del telefono, quindi non con la mia solita fotocamera, con il DJI Osmo Mobile 2, perché vi voglio parlare un attimo così a caldo, visto che ieri 30 ottobre c'è stato l'evento Apple dove hanno presentato i MacBook Air, Mac Mini e il nuovo iPad Pro. E quindi voglio parlarvene un attimo, due considerazioni insomma su questi prodotti. Come sempre vediamo prima la sigla e poi ne parliamo. Ho cambiato braccio e anche strada per parlarvi di iPad Pro. Hanno presentato questo dispositivo che, ragazzi, onestamente è una figata spaziale. Trovatemi un altro tablet così. Cioè, è bellissimo, è praticamente una tavoletta magica, come l'hanno definito, ed è vero, è veramente, come dicono alcuni, il futuro. Piccola cheat, 8, veramente bello, veramente, non so, senza parole. Certo, le parole mi vengono però, e anche tante, quando ho visto il prezzo. Circa 800 euro per l'iPad Pro in versione 11 pollici, e arrivano fino a 2000 e passa per la versione 12.9 pollici da un tera di archiviazione. Ma stiamo scherzando? 2000 euro per un iPad non è un computer, quindi sinceramente avere tutto questo spazio, questa cifra folle che chiede Apple per un prodotto che alla fine non è un computer, a me non va bene. Certo, devo dire che l'introduzione della USB Type-C è veramente una figata. Quello mi è piaciuto molto, anzi, se posso dire, quella è la svolta che avvicina l'iPad Pro finalmente ai computer. Bella molto la penna che si attacca finalmente allo schermo in quanto magnetica, e devo dire finalmente, perché magari, ecco, hanno acceso le luci, anche questo finalmente. Adesso ci permette di averla sempre con noi sull'iPad e di non perderla. Ok, io perdo perfino le cuffie col filo, perdo anche le piastre dei cavalletti, figuriamoci una penna, e visto il costo non è tanto piacevole se la perdiamo. Mi fermo e vi dico meglio le caratteristiche di questi nuovi iPad Pro. Ok, mannaggia, sta pure piovendo e anche più intensamente. Io qua praticamente non sono neanche coperto, quindi non fa niente, mi starò bagnando. Ma voglio parlarvi di iPad Pro 11 pollici e 12.9 pollici. Dove sta la novità principale? Il display. Display senza notch, incredibile. Quindi non abbiamo il notch, ma abbiamo comunque il Face ID, sparisce il tasto per l'impronta, e quindi non abbiamo più Touch ID. Tutto a favore del Face. Devo dire che è figo, anche perché lo possiamo sbloccare sia in verticale che in orizzontale, e questa può essere una gran bella cosa, anche perché è un tablet, lo usiamo molto spesso anche in orizzontale. Voglio capire bene come si impugna questo tablet, perché essendo quasi borderless, come faccio io a non premere col palmo della mano lo schermo? Boh. La cosa bella che hanno reso questo iPad Pro esattamente come un grande iPhone X, a livello di sensoristica, a livello di componenti, a livello di un po' tutto, è come iPhone XS, ovviamente XS Max. Abbiamo un processore Apple Bionic A12X, quindi con 8 core, abbastanza prestante, e la RAM deve essere 4 GB. Si vocifera, ma Apple su questo è sempre molto molto, come dire, riservata, che la versione con 1 TB di archiviazione abbia ben 6 GB di RAM. Quindi capiamo bene che è un prodotto che ora sta andando veramente verso una fascia Pro, ma ripeto, io lo vedo come un ibrido. La vera novità, oltre al display, è la porta USB Type-C. Beh, direi questa è una svolta veramente epocale. Ci rendiamo conto che da quando Apple è uscita col suo iPhone 2G ad oggi non si è mai uniformata di standard, e finalmente ha inserito una porta universale in un dispositivo mobile, anche perché stanno uscendo un sacco di accessori, e usciranno ancora di più a breve, per connettere le schede SD, micro SD, hard disk e quant'altro all'iPad Pro. Finalmente un dispositivo che diventa più multimediale, ma anche più pro,
nel vero senso della parola, e non c'è solamente una penna e una tastiera che ci delineano un aspetto pro, ma finalmente anche una porta. Ora manca solamente il passettino avanti, ovvero quello di poterci inserire dei programmi complessi come penso a Premiere, penso a qualcosa di simile che non sia il classico programmino che comunque tipo i movie, comunque le cose le fa, e poi ci siamo. Cioè, e poi diventa veramente un dispositivo concorrenziale, anzi quasi da preferire magari a un portatile. Il problema che è il prezzo, che ci fa lievitare tanto. I prezzi per iPad Pro 11 pollici da 64 GB, 256, 512 partono da 899 euro, 1069, 1289, da variante 1 terabyte arriva a ben 1729. Diverso invece il discorso per l'iPad Pro 12.9. Beh, se avete ancora i capelli come me, mettetevi le mani nei capelli. iPad Pro 12.9 che parte da 64 GB, 256, 512, bene. I prezzi partono da 1119, 1289, 1509. Poi c'è la variante 1TB che viene proposta a più di 1900 euro. Capiamo che quasi 2000 euro per un iPad Pro, no. Cioè, possiamo stare a discutere quanto vogliamo, ma 1800 euro di iPhone XS Max, 1900 per iPad Pro, 4000 euro circa per due iDevice che... ok, sono performanti, qua possiamo stare a discutere ore e ore. Io da Apple fan, come fan di tanti dispositivi mobili, posso dire che non ci sto. Parlo ora di Pencil. La Pencil 2 non la possiamo usare sui dispositivi precedenti, non è retrocompatibile, quindi su un iPad Pro vecchio, l'iPad 2018, io non posso usare la mia Apple Pencil del 2017. Tastiera che se prima partiva dai 160-170 euro, adesso arriviamo a più di 210 euro. Bene, molto 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 bene, anzi direi, visto che non costa poco l'iPad, quindi se noi vogliamo un dispositivo completo arriviamo a spendere 2500 euro circa. Anche perché chi usa iPad Pro senza tastiera e senza Apple Pencil, o meglio, a che vi serve se non comprate una Apple Pencil e una tastiera? Il video finisce qua, io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche, così da non perdervi i nostri prossimi video, o meglio, così potete essere sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Un saluto da Manuel e ci vediamo al prossimo video.